Ragazzi, altro video, altra sorpresa, altra realtà. Non mi sarei mai aspettato di vedere un allevamento del genere qua da, diciamo, un privato. Allevamento di carpe. Adesso vado a farmi descrivere un po' come funziona il tutto. Lui si chiama Umberto Bonadonna e siamo praticamente sempre in quel di Casalgrasso, vicino a Racconigi. Ehi, mi fai entrare? Mi fai entrare? Dai, permesso. Ho trovato Umberto, sono entrato, il cagnone qua che razza è? Sei il pastore del Caucaso. E poi c'è non mi ha detto niente, bravissimo. Ciao Umberto, spiegami un po' la tua attività, vediamo un po' qua. Io ho un allevamento di pesci ornamentali da laghetto, innanzitutto le carpe koi che sono la mia passione. Adesso vediamo se vengono su a mangiare perché fa freddo, siamo un po' fine stagione, però si stanno muovendo, secondo me ci mettono un pochino ma arrivano. Ma mi dicevi qua queste carpe che hanno dei prezzi... Sì, allora, io sono stato in Giappone, sono andato a comprare dei riproduttori selezionati, anche molto cari, e poi con queste qua faccio le riproduzioni e ovviamente vendo i figli di queste carpe giapponesi. E sì, partono, possono avere dei prezzi carissimi, qua c'è una difficoltà a selezionare... Per il colore... I colori giusti, c'è un centinaio... 100 e qualche colorazione selezionata che devono avere delle caratteristiche, la macchia deve essere in un modo piuttosto che in un altro, il bianco nevio, il rosso intenso, un bel distacco sì, di colore. Cioè... È tipo per dirti, nelle vacche la Valdostana deve avere la testa bianca, non deve avere macchie ecco, da però, nessuna parte ecco, sulla testa. La differenza è che magari con la vacca Valdostana tu prendi due vacche Valdostane e i figli il 99% restano belli, restano giusti. Invece... Con le carpe koi è molto più difficile, il 99% è scarto. Ah, bon. Per fortuna ne fanno tante, però è molto difficile. Guarda che belli, guarda che belli. La diversità delle vacche che si possono accarezzare, questi sono in acqua. In estate accarezzo anche loro. Ah, sì? Vengono, mi mangiano ti in mano. Ti conoscono, e si sì, sì. Guarda che belli. Adesso sono più lente, più timide in inverno. Ma... E poi ci sono anche i pesci rossi, gli shubunki, tutte le altre varietà. Ma ne vedo lì di quelli enormi, a quanti chili possono arrivare sta roba? Possono arrivare tranquillamente a 20-30 chili in rari casi, diciamo che 5-6 chili tranquillamente. Oh, quello lì bianco là? Quello là sarà quasi 10 chili. E poi tu qua, ma questa è una passione o lo fai anche come lavoro? È nata come passione, è diventato un lavoro, vendo ai privati appassionati, vendo ai negozi. Bene, e poi vedo qua tutti i bonsai anche. Sì, sono appassionato di tutto ciò che è l'arte. Ma vediamo, se il video piace ritorno quando... Senz'altro. Siamo in primavera che tutto fiorisce. Sarà tutto più bello, ci saranno le piante acquatiche, le ninfee, i fiori di loto, anche i bonsai avranno le foglie, i fiori, alcuni frutti. E sarà molto più bello. Diciamo che ogni stagione ha le sue particolarità. Zoom ancora una volta qua, poi andiamo a vedere le altre vasche che hai all'interno. Certo. Qua dovrei venire con la GoPro, così la metto sotto in acqua. Sì. No, mi attrezzo, la prossima volta verrò con la GoPro. Perfetto. O al posto di avere il drone mi porto il sommergibile telecomandato, gli mettiamo la GoPro sulla prua. No, ma si vedono bene anche così. L'iPhone ha una definizione, guarda. Se non c'è il riflesso li prende bene bene. Adesso già comincia a scurirsi un po', di giorno ancora più limpida. No, si vede, sembra di essere dentro. Ok, andiamo a vedere. Ci qua nelle vasche, quelle più piccole, da 1000 litri l'una però. Allora, questi
ad esempio sono allora, pesci... Sì, quelli sono della famiglia dei pesci rossi, sono carassi. Ci sono dei pesci rossi sarasa, dei pesci rossi canarino, degli sciubuti e dei pesci rossi cometa. Ma la sfumatura è bellissima. Questi di nuovo sempre rossi. Questi sono pesci rossi, c'è qualche sarasa in mezzo. Questi. Qui abbiamo gli sciubuti in piccolini. Ad esempio tu te li autoproduci, no? Fai, certo, le schiuse. Questi pesci qua sono tutti i pesci che ho riprodotto io. Ok. Ci sono varie tecniche per farli riprodurre, io preferisco nel limite possibile farlo naturalmente, creare l'ambiente giusto in modo che loro si riproducano bene. Li faccio in degli stagni. Ah. Poi ci sarebbe la possibilità di fare la spremitura, di mettere le uova a schiudere nelle bottiglie Zoom. Ci sono tutte tecniche che ho provato e che capita che utilizzo. Per me è un mondo totalmente nuovo questo. Andiamo avanti a vedere altri. Ecco, ad esempio questi che sono... Quelli sono delle carpe koi. Ah. Sono delle carpe koi. In questa vasca qua ce ne sono parecchie sul bianco. È una colorazione che piace molto perché negli stagni, nei laghetti ornamentali, spicca molto il bianco, perché tendenzialmente hanno un fondo scuro, allora dei colori chiari come il bianco, come il giallo, spiccano di più. Ecco, ah sì, sì, sì. Vuote, solitamente anche le nostre donne ce ne sono. Ma poi hai ancora altri stagni fuori? Sì, ah, ok. Stagni naturali dove le allevo. Queste, sempre carpe. Più grandi, ci sono le carpe koi e gli storioni. Ecco qua che l'acqua non è ferma. Vedono molto meglio. Esatto, ma è ferma perché l'acqua che ritorna dal filtro al tubo che butta direttamente dentro, anziché fare... Ma ecco, ad esempio qua utilizzi acqua di bialera, diciamo... Acqua di pozzo. Acqua di pozzo. Ma è sempre la stessa acqua che viene filtrata e riutilizzata. Ah, ok. Ma interessante, proprietà. Ah, è partito un flash. Ci sono alcune carpe butterfly, pinnavelo, che sono le pinne lunghe, che ricordano questa parte, ci sono dei piccolini. Sono stati di reparto, vediamo qua le varietà. Ecco, qua ci sono le varietà selezionate, praticamente... dalle coacu, che sono quelle bianche rosse, le showa, le sanche, quelle che sono bianche rosse nere, shirutsuri bianche nera, yutsuri, ci sono quelle gialle, ci sono tutte le colorazioni, le tancio, quelle che hanno la macchia che ricorda la bandiera del Giappone sì. E queste sono le carpe giuste, le colorazioni giuste, quelle che si... ogni colorazione ha il suo nome sotto scritto in giapponese e queste sono parte delle varietà, perché in realtà sono più di 100 le colorazioni selezionate. Ce ne sono proprio di carine, cioè io che non ne capisco nessuna, ma sono spettacolari, belle. Poi dicono appunto che le carpe koi portano fortuna, amore, soldi. Avere le carpe koi porta... Mi dicevi che la carpa è un po' sì, è sacra, com'è? Per il Giappone è sacra, per i giapponesi la carpa koi è sacra. E poi c'era quell'altra cosa particolare del tatuaggio. Il tatuaggio della carpa koi, okay, è un simbolo di forza, perché la leggenda narra che la carpa koi risale il fiume e quando arriva alla cima dove nasce il fiume esce fuori
e si trasforma in drago, per cui c'è questo simbolo di forza che la carta si trasforma in drago. Queste sono carpe koi, sono dei piccoli di carpe koi butterfly, sono quelle con le pinne lunghe. Sì, qualcosa si vede. Sono appassionato anche di questa varietà qua. Dei bei riproduttori, le seleziono io. Queste qua invece iniziamo con la famiglia dei carassi, dei pesci rossi. Ci sono i pesci rossi, ci sono il pesce rosso canarino che è tutto giallo. Sono quelli che ho io allora. Ok, lo shubunkin, quello che fa 5 colori, anche questo con le pinne molto lunghe. A me piace selezionare quelli con le pinne lunghe. I sarasa sono quelli bianchi e rossi. E poi un'altra cosa molto bella che vediamo qua sul fondo sono le cozze d'acqua dolce. Le cozze d'acqua dolce... Ma sono vive? Sono vive, hanno odonta vudiana, sono un filtro naturale. Loro aspirano l'acqua, si nutrono delle impurità che sono nell'acqua e la rendono pulita. Addirittura il lago piccolo di Avigliana, che era inquinato, è stato, diciamo, bonificato dall'università, dall'istituto profilattico, mettendo queste cozze, e adesso l'hanno reso balneabile. Oh ben. Ah, che bella. Queste sono sempre una selezione delle stesse varietà. Ecco, qua vediamo anche un Tamasaba, che è il pesce rosso giapponese. Sarasa Waki, un'altra varietà del Giappone. Poi abbiamo sempre i soliti. Ecco, ad esempio quello lì grigio lì. Ecco, quello lì è uno shubunkin. Ecco, e tu qua fai anche vendita al privato? Faccio vendita ai privati. Quindi poi lasciamo, ecco, i bonsai, ecco. Questo è il bosso martello, no? Esatto, proprio lui, questo è il bosso. Che noi su di là abbiamo, anzi hanno preso tipo una larva, una farfalla, fino a 1200 metri ha bruciato tutto. Gli mangia tutte le foglie, rimane, però poi riprende, dopo un anno si è ripreso. Sì, infatti io do più volte all'anno l'insetticida, perché purtroppo quella larva arriva. E quello lì è successo 2 o 3 anni fa, che ha fatto un'estate tremendo, caldo, c'erano dei bacchi, proprio dei bruchi che scendevano giù da... Era fastidioso camminare. Anche qua da queste parti tutte le siepi di bosso. Nei cimiteri ha bruciato tutto perché c'erano le siepi. È terribile, purtroppo bisogna stargli dietro molto per... Ok. Diciamo, poi mi dai il numero di telefono, okay, biglietto da visita, sì, così ti possono contattare. Tutto. Cosa sono questi? Allora, quelli che stai vedendo sono Sarasa Waki. Questi sono i Sarasa Wakin, hanno la particolarità della coda doppia, e anche questi sono abbastanza rari, sono difficili da trovare qua in Italia. E un'altra varietà molto bella sono questi qua, che sono i Tamasaba, e in mezzo c'è anche qualche oranda. No, dovrebbero vedersi bene anche, nonostante ci siano i riflessi, dovrebbe venire bene. Questi sono tutti della famiglia dei pesci rossi, ci sono i carassi pinnavelo e i pesci rossi pinnavelo, sarasa. Molto importante per questi pesci qua l'alimentazione, io uso questi prodotti qua di alta qualità, che è il mangime della Icari. Tutti questi prodotti qua, lassù ci sono le bandiere, sono tutti campioni del mondo che sono appunto stati allevati con questo mangime della Icari. Ma ci sono proprio delle rassegne? Sì, assolutamente, adesso lo faranno anche in Italia, l'Italia Koi Show. Vabbè, mi tieni informato, andrò poi anche a documentare quello con i miei video. Molto volentieri, qua in Italia lo faranno a Cremona. Questi sono alcuni dei miei riproduttori. Ah, questi sono riproduttori? Questo guarda, sì, guarda, vuole beccare bello l'obiettivo. Oh, quello lì macchiato, tutto maculato, che bello. Oggi sotto,
piace da matti. Bellissimo. Poi abbiamo una vasca di pochi rossi. E qua come riproduzione, cioè uno... Normalmente per la riproduzione, per ogni femmina ci vanno tipo 4-5 maschi, perché la famosa fregola, perché ci sono i maschietti che corrono dietro alla femmina e si sfregano. Sì. Sfregandosi aiutano la femmina a espellere le uova e man mano che la femmina espelle le uova i maschi le fecondano. Ok. La riproduzione avviene all'esterno. Queste uova sono gelatinose, si attaccano alle piante acquatiche, alle pareti, eccetera, eccetera, e in 4-5 giorni si chiudono, in base alla temperatura dell'acqua. Questo che varietà! Ecco, questi qua sono quasi tutti piccoli di carpe koi, e in mezzo abbiamo qualche sarasa, wakin, e qualche tamasaba. Sono i pesci che ho tirato su dagli stagni in quest'autunno, adesso hanno fatto la sua bella quarantena, adesso li selezionerò e li metterò alla vendita. Che bei che sono! Adesso ne pesca una, la mettiamo lì a parte nella vasca, che dobbiamo fare la foto diritto con la vacca, la capra, la pecora, è più facile, con la carpa è un po' più un problema. Io continuo a fare il video, poi la tiro fuori la foto, ok? Allora. Dopo come da così, via. Per fare la foto, ma la foto io la tiro fuori qua dal video, bellissimo, okay. Perfetto. E la rilasciamo. Grazie, adesso saluto qua Umberto e come dico di solito, se verrete qua da lui a fare acquisti perché vende i privati, a nome di Deggio la Mula, perché avrete visto il video, lui vi farà uno sconto del 10%, dico bene, sugli acquisti che effettuerete. Okay. Umberto, è stato un piacere, ritornerò in primavera per approfondire con tutta la fioritura che ci sarà dei bonsai e altro. Dei bonsai, delle piante acquatiche, delle okay. Ricordo il sito www.giumbocoi.eu. E ricordo che per venire a visitare l'allevamento bisogna prendere appuntamento al 335-77-35351. Ok, molto gentile. Prego. Grazie di tutto, è stato molto molto istruttivo. Okay. Ciao ciao. Ciao.